Grazie, bentornata in questo nuovo video. Oggi sono qui perché voglio mostrarvi cosa ho ricevuto per la mia laurea. Era da 3 anni che sognavo di fare questo video, se non di più, perché vedevo sempre quello degli altri. Ed è un video un po' frivolo così per farvi vedere delle cosine un po' carine e passare un po' il tempo. Se non lo sapete, se non avete visto il video precedente, sì, mi sono appena laureata e sono veramente felice di essere riuscita a raggiungere questo obiettivo con le mie forze, senza scendere mai a compromessi con niente, con nessuno, ma solo con le mie forze in qualche modo. Comunque, torniamo ai regali che ho ricevuto per la mia laurea. Allora, vi racconto un pochino cosa ho fatto quel giorno. Ero veramente felicissima e mi sentivo abbastanza leggera perché la settimana prima avevo sostenuto l'esame di Stato ed era la cosa che in realtà mi dava più ansia, perché se non avessi superato l'esame di Stato non mi sarei potuta laureare la settimana dopo, e invece quindi era quello che veramente mi procurava ansia. E quel giorno è stata veramente solo una festa. Dopo la proclamazione siamo stati nel giardino dell'università, quindi lì abbiamo festeggiato, abbiamo brindato e poi ho fatto il salto della siepe. Che è una tradizione universitaria che c'è qui a Milano, la statale. E è stato bellissimo. Poi la sera sono andata con dei miei parenti. Devo dire, una bellissima osteria a Cesano Boscone. Se siete di quelle zone ve lo consiglio, perché è veramente bellissima, proprio come location, calda, accogliente. Nelle pareti ci sono tutti dei vini, quindi delle bottiglie di vino, e poi ci sono dei grappoli d'uva. C'è proprio un ambiente caldo, accogliente. È piaciuto moltissimo a tutti e è stato veramente bello. Ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, però è stato anche molto molto divertente. Comunque, passiamo all'argomento del video, che sono i regali che ho ricevuto alla mia laurea. Vi faccio vedere un po' di regali. Allora, uno dei regali è questo qui, ed era una cosina che io vedevo su YouTube da tantissimo tempo e desideravo moltissimo. Ora ve la faccio vedere. È un'agenda, ma non un'agenda qualsiasi, perché è la Kiki Kay. Se voi siete un po' delle cartopazze, diciamo così, delle amanti del genere, è una delle agende più belle. E questa viene l'ha comprata dal sito, quindi dall'Australia, ed è veramente stupenda. Io l'adoro. È tutta rosa. Ha fatto incidere anelicale iniziali. Poi si apre e dentro ci sono tutti gli scomparti, è stupendo. Qua ci sono le note per mettere una sorta di block notice, poi c'è il calendario con tutti gli adesivi da appiccicare, appuntamenti, cose da fare. E poi alla fine c'è un altro scomparto con altri foglietti. E il bello di queste agende è che si personalizzano tantissimo. Se vedete su YouTube ci sono un sacco di video di gente che personalizza l'agenda. E infatti mi hanno regalato anche dei ricambi da mettere dentro, con il righello, con i washi tapes, che sono questi scotch, diciamo così, tutti colorati. E poi i ricambi per il 2018. Sono contentissima perché è stupenda e era proprio una cosa che io desideravo. Mi ero un po' dimenticata perché costano abbastanza e c'è stato un periodo in cui le volevo comprare. Poi in realtà ho lasciato perdere perché è un po' ca un casino con i siti, perché arrivano sempre dall'estero. Poi tra l'altro, per la laurea, sempre questa mia amica mi ha fatto anche un cartellone stupendo che vi faccio vedere. Aspettate che si è rotto. Eccolo, troppo bello, con tutte le foto mie, nostre, diciamo, di questi 3 anni, con, diciamo, tutte le foto imbarazzanti, ma anche quelle un pochino più carine. L'oroscopo dice che lo darò al prossimo appello. È stupendo. E vabbè, questa sono io in versione laureata. E poi niente, attimi di disperazione e panico, però anche attimi molto divertenti. Quindi sono felicissima.
Poi, altro regalo molto molto carino, che anche questa era una cosina che volevo da tantissimo tempo. La Polaroid! È veramente bellissima. E questa macchina fotografica che ovviamente stampa le foto istantanee. Tra l'altro questa è la versione SnapTouch, quindi si può usare anche un po' come stampante, quindi si connette tramite Bluetooth al cellulare, si possono fare anche le foto col cellulare e questa stampa e basta. Oppure si fanno le foto direttamente da qui e si possono modificare. Era veramente da una vita che desideravo una macchinetta fotografica del genere, perché ho veramente tutte le foto a portata di mano. E poi tra l'altro sono anche adesive, quindi stupendo veramente. Poi, in abbinato con l'agenda, un'altra mia amica mi ha regalato la classica penna, però una penna veramente molto carina di Swarovski, quindi non quelle penne varrente che secondo me si vedono nei negozi che vendono articoli per laureati, ma una penna stupenda perché qui ha tutti i glitterini di Swarovski, io adoro queste cose. Stupendissima. Poi mi è stato regalato un ciondolo, una collanina con proprio un punto luce discreto però elegante, molto carino anche questo. Poi il prossimo regalo è questo qui, che è un orologino della Breil con dentro qualche glitterino, e la particolarità è che è doppio, come vedete. E mi serviva un orologio un pochino più elegante effettivamente, perché io di orologi eleganti non ne ho, quindi bello regalo, utile anche questo. E poi altre mie amiche mi hanno regalato il braccialetto con il mio nome Rossella, molto 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 carino anche questo, che io adoro le cosine col nome. E poi ovviamente i soldi o comunque cosine che servono sempre, anche se ti si dice di no, quindi questi sono stati i regali. E poi una mia amica mi ha regalato una bellissima stella di Natale, gigante, magari vi metto una foto, adesso non sto a spostare la telecamera, se no il focus non lo ritrovo più. Ah, e poi mi hanno regalato ovviamente rose bellissime, dei fiori, delle rose, un classico da laurea. Spero di non essermi dimenticata nessun regalo, perché io sono una disordinata cronica, quindi avevo messo tutto qui nel sacchettone, avevo lasciato per fare questo video. Spero di non essermi dimenticata più niente. E niente, spero che questo video vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere quale regalo vi è piaciuto di più nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!